Grazie, buonasera a tutti. Il caso di Ferrara, esposto da Paolo Boldrini con molta efficacia, è uno dei tantissimi, delle centinaia di casi di cui noi ci stiamo occupando con questo osservatorio sui giornalisti minacciati e le notizie oscurate in Italia con la violenza e con gravi abusi del diritto. Adesso vi spiegherò esattamente qual è il campo di osservazione che noi abbiamo. Ma voglio dirvi subito questo. Come ha detto l'Avvocato Reali nell'introduzione, molto efficacemente, noi per capire quello che sta succedendo in Italia dobbiamo cominciare a guardare i casi non uno per uno, ma nel quadro generale che si compone mettendo il caso di Ferrara e della Nuova Ferrara, il caso di Giovanni Tizian, il caso di David Oddone minacciato di morte a San Marino, il caso di Serra Mazzoni dove un giornalista gli hanno chiesto 1 milione di danni perché ha fatto un'intervista alla trasmissione Report denunciando un abuso edilizio che c'è nel comune, per dire solo quello che succede in Emilia-Romagna, no? E lo dobbiamo collegare a tanti altri casi di cui noi ci occupiamo e che documentiamo tutti i giorni, non solo nel rapporto annuale, ma anche in questo sito Ossigeno per l'informazione. Voglio dirvi che quando noi abbiamo cominciato ad occuparci di queste cose, a dire che in Italia ci sono dei giornalisti minacciati, che la libertà di stampa è ostacolata con la violenza, ecco, nessuno ci voleva credere, ci dicevano questo succede in Russia dove è stata uccisa Anna Politkovskaya, succede in Turchia, succede in altri paesi. Allora, per farci ascoltare, noi appunto abbiamo costituito questo osservatorio che fa un lavoro molto semplice, cioè raccoglie delle informazioni che finora sono state disperse e sono rimaste ognuna sul proprio territorio, per cui Ferrara conosce il suo problema relativo al caso Aldrovandi, Modena conosce il suo, e in Sicilia fra l'altro non è che la Sicilia conosce tutto quello che succede, ognuno conosce solo, ed è un modo, è una tecnica che veniva usata nei sistemi totalitari, una tecnica di disinformazione questa. Ebbene, sulle minacce ai giornalisti finora è successo questo, che non si fa mai la somma, non si fa l'elenco delle cose che succedono, quando un altro giornalista viene minacciato non si dice è il quinto, il decimo, il cinquantesimo. Ecco, noi abbiamo cominciato a fare questo lavoro ed è venuto fuori un quadro veramente impressionante che potete controllare perché noi abbiamo pubblicato tutto sia sulla rivista del Mulino Problemi dell'informazione sia sul sito che è accessibile liberamente. Vi do alcuni dati essenziali. Noi l'anno scorso abbiamo documentato 95 episodi di intimidazione, poi vi dirò quali intimidazioni noi classifichiamo, in tutta Italia, 95 casi. Siccome questi casi non riguardano solo sempre un singolo giornalista, no? Ad esempio la Nuova Ferrara mi pare che sono 7 giornalisti quelli che sono querelati, più o meno abbiamo, diciamo sono 7, quindi un caso sono 7 giornalisti. Ebbene, l'anno scorso di questi 95 casi che noi abbiamo documentati, 40 erano casi collettivi e quindi i giornalisti coinvolti in queste cose sono stati 324. Quest'anno noi abbiamo messo sul nostro sito un contatore che aggiorniamo ogni volta che si verifica un nuovo episodio. E adesso sono passati i primi 6 mesi, 180 giorni, il nostro contatore è arrivato a 200, quindi abbiamo più di un giornalista coinvolto, intimidito al giorno, più di uno al giorno. Credo che sia un fenomeno che ha delle dimensioni notevoli. E inoltre, siccome stiamo parlando di un fenomeno che è in gran parte sommerso, no? Perché è sommerso perché è un fenomeno che somiglia all'usura, al racket, agli stupri, cioè a quelle cose in cui le vittime hanno paura anche di parlare di quello che è successo. No? Quindi molti casi non vengono resi noti perché le stesse vittime non vogliono
che si venga a sapere. Cioè noi stessi conosciamo molti più casi di quelli che abbiamo reso noti. Nel rapporto di quest'anno noi abbiamo fatto una stima di quant'è la dimensione sommersa di questa cosa. E siamo arrivati ad una prima conclusione che approfondiremo in modo scientifico, per cui per ogni caso che conosciamo ce ne sono circa 10 che noi non conosciamo. Quindi l'anno scorso 325 significa 3.200. Se noi guardiamo i casi che noi abbiamo documentato, perché di tutti i casi di cui parliamo, noi abbiamo scritto nomi, cognomi, le storie, abbiamo intervistato i giornalisti che sono stati vittime di queste cose, abbiamo inquadrato l'episodio, ebbene, dal 2006, perché l'osservazione diciamo più intensa è cominciata nel 2008, 2006, 2007 è un'osservazione così abbastanza superficiale, però mettendo insieme dal 2006 ad oggi noi abbiamo più di 1.000 giornalisti che hanno subito intimidazioni. Allora il fenomeno comincia a prendere delle dimensioni impressionanti, no? Il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso recentemente ha citato i nostri dati e ha detto questi dati non possono non destare allarme. E così li ha citati il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa recentemente, che ha indicato proprio il caso italiano come uno dei casi in cui le libertà sono tutte affermate, no? E non ci sono regole di censura, però si affermano delle metodologie per cui in realtà si determina una forma di censura camuffata. Ecco, rispetto a queste cose ha chiesto un'attenzione dei governi e delle forze politiche. E gli stessi richiami arrivano all'Italia da molti anni, dalle Nazioni Unite, dall'Europa, da moltissimi organismi internazionali. Allora, il tipo di intimidazioni di cui noi parliamo si dividono in due categorie principali. Uno sono le minacce fisiche. Noi abbiamo tanti giornalisti che vengono aggrediti, che ricevono una lettera minatoria, che gli bruciano la macchina, che li minacciano di morte, che ricevono gravissime ingiurie e così via di seguito. Insomma, è una categoria. Allora, questa categoria è molto vasta, no? Però rappresenta ormai circa la metà del totale. L'altra metà riguarda invece delle intimidazioni che vengono perpetrate con l'abuso del diritto, come si dice. Cioè ci sono delle leggi che sono state fatte per difendere un diritto dei cittadini, ad esempio la legge sulla diffamazione, no? Ogni cittadino ha diritto di rivolgersi a un giudice se ritiene che un articolo, un giornale, un giornalista abbia leso il suo onore, che un articolo lo abbia danneggiato consapevolmente. Ebbene, in Italia questa legislazione, che è sancita dalla legge sulla stampa del 1948, è una delle legislazioni più arretrate che c'è in Europa. E ci sono stati vari richiami, in particolare dalle Nazioni Unite, ma anche dalle istituzioni europee, ad adeguare questa legge, perché questa legge è troppo punitiva nei confronti dei giornalisti. E in particolare viene richiesto di abolire la pena del carcere per i giornalisti, perché questa cosa è rimasta solo nei regimi autoritari. Ebbene, oggi le querele per diffamazione possono essere usate, proprio per come è concepita la legislazione e per il tipo di pena che prevede, per intimidire i giornalisti. Cioè oggi si può presentare una querela per diffamazione senza che ci siano i presupposti. Infatti noi non diciamo che le querele sono delle forme di intimidazione, noi diciamo che c'è un uso intimidatorio che è possibile in base alle procedure che oggi esistono, che viene fatto delle querele per diffamazione. E ci sono, poi c'è ancora negli ultimi anni quello che si è diffuso ancora di più come metodo intimidatorio attraverso l'abuso delle leggi è il risarcimento danni, perché anche lì ci sono dei buchi della legislazione
che andrebbero adeguati, la legge andrebbe riportata agli standard internazionali, che consentono, anche se un giornale, un giornalista ha fatto la cronaca più rispettosa e più precisa, prevedono che si possa fare una citazione per danni per una cifra infinita e innescare un processo che dura molti anni anche a causa delle lungaggini della nostra giustizia, no? E che ha delle conseguenze molto incisive sulla vita dei giornali, perché se viene chiesto 1 milione di euro di risarcimenti, quando viene notificata questa richiesta all'editore, ecco, l'editore è costretto a iscrivere a bilancio il decimo della somma richiesta fino a quando non ci sarà la sentenza. La sentenza magari ci sarà dopo 5 anni, dopo 6 anni, perché questi sono i tempi. Quindi voi immaginatevi un piccolo giornale che gli arriva una richiesta di 100.000 euro, di 200.000 euro, di 1 milione di euro. Ecco, ci sono dei giornali che sospendono le pubblicazioni. Poi ci sono quegli altri aspetti che sono stati accennati qui, ma io ne voglio aggiungere un altro: il segreto professionale dei giornalisti. Ecco, in Italia il segreto professionale dei giornalisti non è garantito come negli altri paesi europei, perché l'articolo 200 del codice penale ha una formulazione contraddittoria. C'è un comma che lo riconosce, dice che i giornalisti hanno diritto a mantenere riservate le fonti confidenziali delle loro informazioni. Però subito dopo c'è un altro comma che dice che se il giudice ritiene che quelle informazioni siano necessarie per l'inchiesta, può ordinare che siano rivelate. E quindi se il giornalista non parla può essere arrestato. Ecco, questa ad esempio è una norma che in Germania, il codice penale era formulato nello stesso modo, dopo uno scandalo clamorosissimo in cui un giornale aveva pubblicato dei documenti dei servizi segreti che coinvolgevano esponenti del governo, ecco, il governo della cancelliera Merkel ha cambiato questa norma e ha specificato che nei casi in cui ci sia una fuga di notizie, di atti pubblici, anche quelle dei servizi segreti, eccetera, è perseguibile il funzionario che doveva tenere la segretezza e non il giornalista, c'è scritto espressamente. Ebbene, su tutte queste cose io penso che bisogna cominciare a farle, no? Perché qui non si tratta più soltanto di difendere il diritto di cronaca, il diritto dei giornalisti di fare il loro mestiere. Cioè, qui noi dobbiamo difendere soprattutto il diritto dei cittadini di essere informati, perché come ha detto Rita Reali prima, ecco, se noi non abbiamo tutte le informazioni su quello che succede, ecco, anche le scelte politiche, su che cosa le basiamo? Le basiamo su presupposti sbagliati, su omissioni, eccetera. Quindi noi dobbiamo capire che questo è un processo in divenire, noi ci dobbiamo difendere dall'introduzione della legge Bavaglio, del ritorno della legge sulle intercettazioni, però io penso che noi, e intendo dire non solo noi giornalisti, ma proprio noi cittadini, dobbiamo cercare di togliere una serie di bavagli che già esistono e che sono quelli per cui in Italia questi osservatori internazionali che ha citato l'avvocato Reali hanno stabilito che in Italia l'informazione non è libera, perché in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna l'informazione è libera. In Italia è parzialmente libera da 5-6 anni. Ed è parzialmente libera per quelle due questioni, cioè il conflitto di interesse, la concentrazione delle testate e la concentrazione delle risorse pubblicitarie, e anche, c'è scritto esplicitamente in tutti questi rapporti, perché ci sono troppi giornalisti minacciati.